Fatti avanti. Coraggio, mi sta... Sei in pessima forma, dovresti fare più pratica. Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro. Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Pensi di startene lì impalato? Non ce la fai a colpirlo. Perché non chiami tua madre ad aiutarti? Fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma, nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, zio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Zio! Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Vieri de Pazzi. Rampollo più giovane della seconda più nota famiglia di banchieri fiorentini. E lui sapeva bene come spendere il denaro del padre. Oltre alle spese folli che sosteneva per armi, animali esotici e vestiti... Era estremamente competitivo. Vieri organizzava gare di ogni tipo. In barca, a cavallo, di corsa. Tutte truccate, ovviamente. Senti questa. Se per qualche strano motivo gli capitava di perdere, invitava a cena tutta la famiglia del vincitore. E offriva pietanze buone da morire. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so.
scorso il visconte ha acquistato 300. Vai, vai! Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Va bene, Ezio. Ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. Alla... Sacco! Non sono ammessi. Meriti di stare a qui. Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote! Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa hai in mente, Vieri? Bene, siamo con voi. Nessuno lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Se no, come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Ci ha trasformato in ballo. Dopo di voi. E perché? Traditore che si è dato alla macchia a Verona. Molti dei miei fratelli hanno trovato la morte quel giorno.